Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessiland Condivision, la puntata che devo dire in molte aspettate, perché appunto è la prima puntata del mese e nel quale quindi parliamo delle foto che hanno riscosso più successo, le foto più interessanti e soprattutto la foto che ha ottenuto più mi piace durante questo mese. Ha ottenuto davvero tantissimi mi piace. Scopriremo però solo alla fine chi sarà stata. Iniziamo subito con il primo progetto di oggi, con una bella borsa. E a tal proposito, durante la puntata vi dirò anche una grande novità in arrivo proprio sulle borse. Ma iniziamo subito con la nostra amata sigla. Il primo progetto di quest'oggi è di Mimma Lercara, che ha realizzato questa bellissima borsa. Vediamo con cosa. Mimma ha utilizzato il bravissimo da 50 grammi, bianco, celeste, turchese, verde chiaro e petrolio, e il tutto lavorato con uncinetto numero 3. Ne ha utilizzato in realtà un gomitolo per ogni colore, realizzando quindi 13 fiori africani e misura 30 cm in larghezza e 55 in altezza, manico compreso. Il manico l'ho realizzato di mia fantasia, ho messo assieme 4 fili di colore diverso e ho fatto la spighetta rumena. Gli anelli li ho riciclati da una vecchia borsa. Ha scelto questi colori perché le ricordano tanto la primavera e perché le piacciono tantissimo ed è rimasta molto soddisfatta quando ha terminato questa bellissima borsa, tanto che come ogni volta che conclude una creazione ha detto: ma l'ho fatto io? Ebbene sì. Ci ha inviato anche un video / messaggio vocale, quindi guardiamolo, ascoltiamolo insieme. Ciao a tutte, io sono Mimma e abito a Santo Stefano Quisquina, che è un paesino della provincia di Agrigento. Il mio paesino è piccolino ma ha tante ricchezze, come ad esempio il Teatro Andromeda. Io vi ringrazio tanto per avermi dato questa possibilità di farmi conoscere. La mia passione è nata sin da piccolina. Mi è stata trasmessa dalla mia nonna e la mia mamma. Mi ricordo che quando ero piccola le mie zie e mia mamma si riunivano tutte dalla nonna e lavoravano chi ricamava, chi aveva l'uncinetto in mano, ed io ero appassionata. Non vedevo l'ora di imparare, tanto che già a 7 anni facevo delle presine. A parte l'uncinetto, mi piace molto ricamare, specialmente il punto antico. Infatti ho realizzato delle tende, dei centrini. Mi piace anche fare la spighetta rumena, che mi permette poi di realizzare dei pizzi, dei merletti, per realizzare dei centrini oppure delle tende. Poi è nata questa passione degli amigurumi, da poco tempo diciamo. Ho scoperto Tessiland e non l'ho più lasciata. Mi piace molto il materiale, che è di qualità, e anche il prezzo è buono, e poi c'è la gentilezza e la cortesia e anche la professionalità dello staff. Sto provando vari filati, come il ringo, il cotone, poi specialmente uso molto il bravissimo. E seguo la fata a tutto fare e ho già fatto 2 Bactus e adesso sto realizzando il cardigan e gerso. Il filato bravissimo è molto morbido, mi trovo bene e si lavora facilmente. Questi sono gli ultimi miei lavori e ho il piacere di condividerli con voi. E il progetto della borsa è nata guardando un video su YouTube. Questa è la prima borsa che realizzo e ho usato il bravissimo. I colori sono bellissimi, messi assieme, sono i miei preferiti. Il manico è stata una mia idea, mettendo 4 fili di colore diverso assieme e l'uncinetto numero 5 ho realizzato la spighetta rumena ed è venuto questo manico così diverso dal solito. Infine, per decoro, ho pensato di fare questo fiore. E niente, io vi ringrazio tanto, vi abbraccio e sempre grazie a te, Siland. Un bacione. Brava e continua così, Mimma. Il secondo progetto di quest'oggi è di Mariella Pirebu. Allora, lei invece ci ha scritto. Ci ha raccontato che la sua passione per l'uncinetto è iniziata circa 5 anni fa, quando purtroppo per forza di cose ha smesso di lavorare. E quindi doveva impiegare un po' il suo tempo, ovviamente quel poco tempo libero che le rimaneva tra faccende di casa e famiglia. E quindi ha deciso di accingersi proprio a questo meraviglioso mondo dell'uncinetto. Ed ha iniziato quindi realizzando dei piccoli fiori, ma dopo, grazie all'aiuto soprattutto della fata tuttofare, ha aperto il suo mondo e quindi si è data anche alla creazione di Bactus di scialli e, come in questo caso, anche questo meraviglioso maglioncino realizzato proprio prendendo spunto dal tutorial della fata tuttofare, che è la
maglia Guru. Ha utilizzato, vediamo cosa. Mariella ha utilizzato il Gloria carta da zucchero e il Gloria panna, il tutto lavorato con uncinetto 4,5. Ne ha utilizzati 8 gomitoli e il filato, insomma, le è piaciuto davvero tantissimo, lo trova molto morbido e anche i colori l'hanno ispirata. Tanto che ha deciso anche di acquistare qualcosa sul verde per realizzare anche un altro tutorial della Fata Tuttofare. Il risultato finale dobbiamo dire che è davvero molto bello, quindi davvero ancora complimenti a Mariella. E veniamo ad un'altra borsa, vale a dire al terzo progetto di oggi realizzato da Franca Senis, che ha realizzato questa borsa con, vediamo, Maria Franca per realizzare questa borsa ha utilizzato il Thai Lurex grigio rame, il Thai Sublime Bordeaux, un fondo 28x10, una rete, dei manici in metallo e lavorato il tutto con uncinetto 3,5. Ci ha inviato anche lei un bel vocale, oggi puntata molto ricca e avete partecipato in tanti, perché mi fa sempre tanto piacere, con delle foto, e quindi guardiamo, ascoltiamolo insieme. Ciao, sono Maria Franca, abito a Zinasco, un paesino alle porte di Pavia. Ho sempre lavorato nell'ambito della pelletteria, prima creazioni e poi vendita. Ho due passioni, la lettura e l'uncinetto. Infatti da quando sono in pensione ho iniziato a creare borse, ma questa volta l'uncinetto. Tramite la Fata Tuttofare ho conosciuto la Tessiland, dove trovo bellissimi cordini e accessori per le mie creazioni. Per il mio ultimo lavoro ho usato una rocca di Thai Lurex grigio rame e una rocca di Sublime Bordeaux, due colori che io amo tantissimo. La borsa misura 27x27, ho usato un fondo rettangolare 28x10. Ho iniziato il corpo borsa a punto canestro e proseguito col punto nocciolina. Ho usato la rete per dare un po' più sostegno alla borsa e poi l'ho foderata. E ho messo i manici in metallo perché io uso molto la borsa a mano, mentre per fare la tracolla ho seguito un tutorial che ho trovato su YouTube. Ho lavorato questi due cordini meravigliosi con l'uncinetto 3,5. Devo dire che io li trovo veramente molto scorrevoli. E poi amo l'accostamento del Thai Lurex col Sublime perché è opaco, tinta unita, per cui ho trovato fosse un abbinamento molto bello, perlomeno a me piace molto. Lo spunto per il modello l'ho preso navigando su Instagram, guardo molto tutte queste creative che postano delle borse stupende, prendo un'idea di qua, un'idea di là. Sono molto soddisfatta del mio progetto, ma ancora di più di veramente una marea di complimenti ricevuti, e per questo ringrazio la Tessiland per avermi contattato. Un abbraccio, grazie. Ma grazie a te per averci permesso di parlare del tuo progetto e ancora complimenti. Veniamo alla foto che ho ottenuto più mi piace durante questo mese di febbraio, o meglio la creazione, o meglio la maschera, perché giustamente parlando di febbraio siete state in tante a riproporre costumi di carnevale e maschere. Quella che ho ottenuto più mi piace è Michelina Polito, che ha realizzato questo dolcissimo Pierrot. Michelina ha realizzato questo meraviglioso Pierrot con Ligghi bianco, Ligghi nero e l'uncinetto 2,5. Ci ha inviato un bel vocale un po' lunghetto, quindi siamo stati costretti a limarlo un po', ma ascoltiamolo insieme perché è davvero molto interessante. Ci racconta della sua vita e di un'arte meravigliosa, accompagnando anche questo vocale con delle bellissime ed originali, oltre che personali, foto. Guardiamo, ascoltiamolo insieme. Buonasera, mi chiamo Michelina Polito, ho 61 anni, sono pugliese di Lucera, provincia di Foggia, ma vivo in Veneto da 40 anni, sono sposata, ho due figli e il mio lavoro consisteva nel pescavo vongole veraci con mio marito e avevamo anche vivai di cozze, poi per motivi di salute ho dovuto lasciare questo lavoro qua, ma comunque la maggior parte degli abitanti di Scardovari
vive facendo il pescatore. E niente, passiamo al mio hobby. Mi piace tantissimo l'uncinetto, dove ho imparato, che avevo all'incirca 14 anni, da mia sorella, ma non mi piaceva, quindi non l'ho più fatto per tantissimi anni. Poi un giorno, sempre con mia sorella, mi ha invogliato a fare un copriletto per il matrimonio di mia figlia, quindi passare dal niente al copriletto. Ho smesso dopo di quel copriletto, ho detto basta. Poi un giorno mi sono imbattuta su Facebook nei gruppi di uncinetto. Ho guardato su YouTube che c'erano tanti video. Ho cominciato da fare qualcosina, portachiavi, così. Poi pian pianino ho cominciato a seguire, ripeto, vari tutorial, dove ho imparato a fare, insomma, indumenti, che ne ho fatti tantissimi, per poi passare all'amigurumi, che è diventato veramente bello per me. Fare amigurumi è veramente eccezionale. Ho fatto tanti amigurumi, ma il bellissimo Pierrot, dove ho avuto tanta soddisfazione e tanti like che non me lo aspettavo. Il Pierrot è alto circa 30 cm, sappiamo tutti che è una maschera triste, però è bello. E ho acquistato uno schema, ripeto, e poi l'ho tradotto, e l'ho fatto con l'Iggy, uno splendido filato della Tesseland, che io consiglio, straconsiglio, perché ho fatto tanta roba con l'Iggy, da indumenti da donna, indumenti da bambini, amigurumi, copertine da carrozzine, per carrozzine da bambini. Ho fatto veramente tutto con l'Iggy, lo straconsiglio, a parte che i filati della Tesseland per me sono speciali. E niente, sono tanti anni che io compro dalla Tesseland, ancora quando c'era Giovanni e Andrea che rispondevano al telefono, e insomma io facevo gli ordini da loro. Nient'altro da dire, se non grazie, grazie, grazie per i like inaspettati per questo Pierrot, perché sinceramente non me lo aspettavo, e grazie a chi mi ha messo il like, e alla Tesseland che mi ha dato questa opportunità. Grazie. Che dire, più di 800 mi piace, anche se a distanza di tempo credo che siano aumentati ancora di più. Non possiamo che fare i nostri complimenti a Michelina. E la puntata di quest'oggi si conclude qui, non prima di avervi detto l'ultima novità. Ebbene sì, parlando di borse, sappiate che nel giro di poco, ma proprio pochissimo tempo, arriverà uno Swan Slim nel nostro catalogo Tessiland del tutto nuovo. Parliamo ovviamente sempre di un cordino, sempre molto sottile, ma ancora più pratico, adatto e perfetto per la realizzazione di borse e soprattutto per tutte quelle creazioni che richiederanno dei punti particolari, che sicuramente vengono al meglio risaltati proprio da filati sottili, quindi appunto lo Swan Slim. Quindi seguiteci sui nostri social, tenete d'occhio, mi raccomando, la sezione dedicata ai nuovi prodotti, perché tra pochissimo arriverà il nuovo Swan Slim di Tessiland. E comunque, come abbiamo detto prima, la puntata di oggi si conclude qui. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Faccio ancora tanti complimenti a tutte le creative di cui abbiamo parlato quest'oggi. Vi ricordo di pubblicare i vostri progetti sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya, e mi raccomando, non finirò mai di ripetervelo: quando pubblicate scrivete quanti più dettagli possibili sul filato che avete utilizzato, quali consigli potete dare, quanti ne avete utilizzati e come avete realizzato la creazione, perché così davvero potrete dare un valore molto alto alla vostra creazione, valorizzarla al meglio, e affinché soprattutto chi la guardi possa apprezzarla allo stesso modo e chissà magari anche riproporla. Poi magari nelle prossime puntate vi faremo vedere proprio quei post che al meglio rappresentano questo, perché ce ne sono davvero alcune clienti che pubblicano sulla pagina Facebook Meglio di Maya, che davvero pubblicano più foto, ne risaltano poi il valore, la bellezza della creazione con tutti i dettagli. Magari poi nelle prossime puntate avremo modo di scoprire chi è e chissà magari anche prendere spunto proprio da loro. Detto ciò, vi ricordo ovviamente di seguirci su tutti gli altri social, vale a dire Instagram, Pinterest e TikTok, di iscrivervi sul nostro canale YouTube, di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutte le nostre rubriche. Tutti i link dei prodotti di cui abbiamo parlato quest'oggi li potrete trovare qui nel box informazioni oppure sulla i posta qui in alto. Manca il fiato, ce la posso fare? Grazie ancora e ci vediamo tra 2 settimane. Mi raccomando, seguite la prossima puntata, perché parleremo di tante novità, daremo tanti consigli e sarà una puntata un po' particolare, non dico altro. Ci vediamo presto, alla prossima, ciao!